In 2 giorni cercherò di fare le cose più semplici possibili e credo che anche da parte dei giocatori ci possa essere un fattore di rivalsa perché poi quando viene mandato via un allenatore i giocatori in un certo senso possono anche sentirsi, come dire, colpiti in quello che è stata una loro mancanza. Mi aspetto molto dai giocatori importanti. I giocatori importanti devono essere responsabili e non devono sbagliare. Queste sono cose che tanto dirò anche a loro. Non devono sbagliare, ma non tanto il gesto tecnico o il gol oppure l'ultimo passaggio, ma non devono sbagliare nel modo di comunque sia preparare, concepire, trasmettere il modo di allenarsi e di comportarsi dentro lo spogliatoio ai più giovani. E dunque, ripeto, cercheremo di fare un calcio propositivo cercando di sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche e soprattutto di prendere pochi gol perché a questo gioco le migliori difese, i migliori attacchi vincono le partite, le migliori difese vincono i campionati. Ma il Teramo cosa ha bisogno? Di ritrovare, credo, qualche certezza, di ritrovare quegli stimoli giusti che possano far rendere al massimo quello che è il parco giocatori. Dobbiamo rimanere sereni ma determinati, dobbiamo rimanere sereni ma determinati e dobbiamo dimostrare che quando andiamo in campo dobbiamo meritarci la maglia e per meritarsi la maglia dobbiamo allenarci forte, forte. La cultura del lavoro diventa determinante, vorrei dare delle certezze minime, non voglio creare grande confusione perché oggi dopo 3 mesi che sono fermo, potrei veramente sputare il mondo dentro lo spogliatoio, ma non lo voglio fare. Vorrei, ripeto, dare delle certezze, poche, giuste, e spero di poter toccare i tasti giusti.